Buongiorno, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone in collaborazione con Assocamerestro, Your Italian Hub e AItaly. Oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti su un tema specifico, con lo scopo di far emergere come diverse realtà affrontano la stessa problematica. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare di come il mondo della ristorazione americana sta affrontando l'emergenza pandemica Covid-19. Lo chef Michele Casadei Massari, proprietario ed executive chef dei ristoranti Lucciola e Piccolo Caffè, entrambi nell'Upper West Side di Manhattan. Ben arrivato Michele Casadei. Grazie mille, come stai? Tutto bene Michele. Abbiamo anche con noi la mia compagna di viaggio in questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, editor in chief di AItaly Network. Ciao Letizia, ben arrivata. Salve, salve a tutti. Michele, nella presentazione io mi sono limitato, perché tu non sei soltanto uno chef, sei imprenditore, ma sei produttore esecutivo di libri e musica, sei un fotografo, un public speaker, leggiamo che sei consulente cinematografico, ammiriamo anche quella tua splendida maglietta e so che sicuramente è una delle tue creazioni, perché ho letto che sei anche un designer di magliette e di calze, oltre che un insegnante appassionato. Queste sono soltanto alcune delle tue vocazioni, perché dimostrano che hai un animo assolutamente eclettico. Due cenni sulla tua biografia: tu sei nato a Riccione, ti sei formato nella città di Bologna dove ti sei laureato lì. Nel 2009 hai deciso di inseguire quello che viene chiamato dai tanti il sogno americano. Ti trasferisci negli Stati Uniti, a New York City, città dove hai messo radici e oggi sei uno degli chef e consulenti esecutivi più ricercati al mondo. Quindi penso che sia veramente importante averti qui. Letizia, tu Michele penso che a New York lo conosci da molti anni, è vero? Lo conosco da tantissimo. Voglio aggiungere che proprio che lui è brand ambassador di Urbani, San Pellegrino, di Parmigiano Reggiano e executive chef di brand di lusso come Ferrari, Nord America, Ducati e non solo, anche chef di celebrità, ricordiamo Bon Jovi, Marina Abramovic. Per fare un quadro velocissimo di Michele, ma Michele è soprattutto un sognatore che realizza, poi i suoi sogni. Io vorrei velocissimamente, Michele, farti raccontare come hai cominciato, perché nella tua storia c'è proprio il cuore del sogno americano. Hai cominciato in un mercatino di Natale in una piazza importante di New York, però me lo puoi dire a volo? Ma certo, guarda, io sono arrivato qua con un'idea precisa, ero in Sardegna dove stavo facendo una stagione estenuante, ora mi mancano tantissimo, mi mancavano anche mentre le facevo, e sotto quel caldo e rientrato da un'esperienza in Indonesia, in Asia di lungo periodo, ho deciso, ascoltando una canzone di Lucio Dalla, che volevo un'impresa unica ed eccezionale, perché quello che faccio quotidianamente e credo che sia parte della mia natura, dell'essere emiliano romagnolo, è di spostare sempre avanti il prossimo sogno, il prossimo desiderio. Io ho sempre e continuo a sognare a occhi aperti, o perlomeno ho capito a posteriori che quello che faccio è il mio sognare. E lì ho deciso di venire a New York e quindi ho studiato, Letizia. Ho studiato come si poteva fare, perché ogni volta che c'è un piano, per poterlo attuare bisogna conoscere le regole di dove si va a svolgere questo tentativo di impresa, ma soprattutto prepararsi a capire il campo d'azione, che cosa può presentare di inaspettato. E quindi, leggendo che ci voleva un visto, le righe che citavano questo visto parlavano di compiere appunto un'impresa unica ed eccezionale, che è una delle frasi delle canzoni di Lucio Dalla, e quindi mi sono sentito a casa. Ho fatto subito una corsa nel fermo posta di Olbia, in Sardegna, e ho mandato una lettera all'America. Ho mandato una lettera alla sede del governo americano, nella specifica dove si danno licenze e permessi, chiedendo se potevo venire a fare caffè e cappuccino a Natale durante il mercatino di Natale a Union Square. Mi hanno detto di sì, Letizia, mi hanno detto di sì, e quindi ho versato la mia quota associativa, la voglio ricordare, $29, perché realizzare i sogni in America costano $29, il costo è la volontà e la voglia di farlo, e sono partito qua con la mia famiglia, arrivato, prendo un tavolino con il mio compagno di scuola, Alberto, e abbiamo iniziato a fare caffè e cappuccini, ma in realtà mi accorgo oggi che abbiamo iniziato a fare ben altro. Abbiamo iniziato a essere l'Italia, a raccontarci per quello che siamo
in una piazza, in una città che l'Italia ha tanto. È una città, è un paese fatto. Poi sì, vi hanno scoperto proprio lì, il primo locale, poi un altro locale attraverso un passaparola straordinario. Ogni sei mesi un locale nuovo, questo è il ritmo. È un'iniziativa che tu porti avanti con anche diciamo con un grande amico. Ci dici due parole di lui perché... Certo, Alberto è il mio compagno di scuola, Alberto Ghezzi, ci conosciamo da 28 anni. Quindi vi fa immaginare quanto ancora abbiamo da raccontarci tutti i giorni, perché più ci si conosce, più ci sono cose che permettono di rispecchiarsi l'uno nell'altro. A questa idea Alberto ha subito pensato che fosse magnifica, ma quello che aveva colto e che tutti e due volevamo era avere un percorso da raccontare, un qualcosa che ci lasciasse impreziositi in vista delle cose che la vita ci può riservare, che non tutte sono piacevoli. Alberto viene dal mondo dello sport, della pallavolo, è il mio compagno di scuola del banco, è un ex carabiniere, è una persona di grandissima capacità esecutiva e con una nota di creatività molto sobria ma efficace. L'importanza dello storytelling, però adesso a questo punto è chiaro che noi dobbiamo parlare di te come imprenditore, soprattutto come imprenditore, certo. C'è moltissimo da dire su di te come chef, magari facciamo un'altra puntata per proprio... Una per approfondire, però è molto importante. Adesso veniamo sì, al sogno americano adesso. Capire se questo sogno, Michele, in qualche modo si è scontrato con la dura realtà legata alla pandemia Covid-19, cioè mi interessa sapere soprattutto... Tu come imprenditore della ristorazione, ma tutti gli altri imprenditori della ristorazione a New York, come hanno affrontato soprattutto la prima ondata della pandemia? Allora, guarda, non voglio rispondere in maniera diretta alla domanda e quindi lo farò in maniera molto efficace. In realtà voglio risponderti come so rispondere io. Ti ricordi quando abbiamo preso la patente che c'era sicuramente una macchina che abbiamo sognato, che abbiamo visto, che talvolta abbiamo lucidato e che poi magari per qualche ragione abbiamo potuto comprare e che nel momento in cui l'abbiamo comprata non l'abbiamo mai usata e l'abbiamo tenuta in garage, però perfetta. E nel tempo sono cambiate le cose, perché sono uscite macchine migliori. Ecco, l'arrivo della pandemia per me è stato andare in garage, tirare fuori la macchina dei 18 anni, che era tutta lucida, che oggettivamente era un po' attempata, ma era la mia, salirci sopra e trovare nel cofano quantità di sogni, valanghe di aspettative, ma soprattutto un grande legame con quello che sono i valori e le cose che mi alimentano quotidianamente. Quindi ti voglio rispondere, qual è stata la reazione? Guardarsi indietro per andare avanti subito. Nel mio caso, in maniera pratica, alla chiusura dei ristoranti, ho fatto un video che è diventato virale grazie anche a tanti amici che si sono interessati, ho risfoderato, Letizia, ho risfoderato amici i tavoli con cui facevo i caffè, i cappuccini a Union Square, che ho sempre tenuto, e mi sono messo a fare pasta, cappuccini, ma soprattutto conversazione con tutti quelli che erano in strada, vendendo, attaccandomi questa volta alla musica italiana, perché quello è stato quello che attraeva in questa nuova edizione le persone ad avvicinarsi a noi e comprare appunto la nostra pasta. Ecco, questa è stata la mia reazione, cioè ingegnare. Hai dovuto fare scelte molto difficili in quel periodo. Molto. Anche qualcosa. Molto. Le prime decisioni è stato capire che cosa fosse essenziale e che cosa non lo fosse. Cioè, quali erano i primi flussi finanziari da ostacolare e quelli da facilitare. La risposta è venuta naturalmente, essendo italiano e avendo un senso non solo del diritto, ma di tessuto sociale. Quindi, in primis, tutelare i miei collaboratori. Nei miei collaboratori ci sono anch'io, perché sono un lavoratore. Quindi, le prime scelte dure sono state quelle di dover chiudere dei locali, ma conservare la forza lavoro e portarla a fare qualche cos'altro. Siamo diventati manutentori, siamo diventati in grado di lavare tutto quello che c'era dentro il locale. Abbiamo veramente formato una squadra che immediatamente è riuscita a fare tutto quello che facevamo in esterno, ad esempio, ma anche lo smaltimento dei nostri rifiuti, portandoli noi. Quindi il primo gol, la prima scelta difficile è stata decidere chi e che cosa doveva rimanere. Vi voglio dire una buona notizia, dei miei collaboratori ci sono tutti, non se ne è perso nessuno da quando è successo, quindi ci siamo ridimensionati negli spazi, ma l'organico è identico. Altre scelte difficili, ho visto partire mia figlia che con la sua mamma, e ne sono molto felice, hanno deciso di rientrare in Italia perché la paura del
l'approccio scolastico, di quello che sarebbe successo, e francamente la voglia di stare vicino ai nonni, che iniziamo ad avere qualche anno in più, ha visto questa decisione. Ecco un'altra scelta difficile. In questo momento non sai quando vedrai tuo figlio ancora, quindi... No, non lo so, però so che quando la vedrò sarà esattamente la bambina che ho sognato. E gli affitti, che cosa è successo con gli affitti tuoi, chiaramente dei locali, perché in quel momento il più grosso problema qui a New York per un ristoratore è quello di riuscire a sostenere le spese di un affitti che sono veramente, diciamo, esorbitanti. Sì, esorbitanti. È successo quello che uno può immaginare, ma è successo anche l'imprevedibile, perché New York, che si reinventa e che ogni volta ci stupisce, anche questa volta ci ha stupito. Brevemente, due dei locali che storicamente avevo, e veramente ero molto preoccupato perché ero vicino alla fine del contratto, insomma con affitti molto pesanti, hanno visto l'intervento della proprietà dei muri che non ha assolutamente avuto nessun interesse nella finanza o nell'avere i soldi, ma nel sincerarsi di come stavo. E quindi nella transizione di dover chiudere questi locali si sono trovati non solo di grande supporto, ma anche di grande insegnamento. Per quello che riguarda gli altri locali, devo raccontarvi e confermarvi che è stata una nutrita e difficile negoziazione, ma che ha portato a trovare un senso commerciale. In linea di massima sappiate che i proprietari dei muri dei ristoranti, che è una categoria molto in difficoltà, inutile lo dica io, ma forse qualche numero aiuta, quasi il 70% oggi è veramente sull'orlo di poter chiudere, ha trovato nei propri corrispondenti di proprietari di muro o un ascolto o un cinismo totale. Io ho trovato ascolto. Devo dire che chi ha trovato ascolto è anche chi l'ha sempre mantenuto nel tempo. Quindi abbiamo ricevuto sconti, ma tutto di privato, Letizia, in questo intervento. Iniziativa di chi possedeva. Senti, il rapporto con gli altri tuoi colleghi ristoratori italiani in quel periodo, come è stato? Vi sentivate, vi parlavate, vi scambiavate, diciamo, esperienze? Sì, di fratellanza. Ci siamo scambiati tutto e continuiamo a farlo, come sai e come amo raccontare, fino a mandarci messaggi, perché oggi così si comunica con i messaggi, perché siamo tutti sempre impegnati, messaggi con foto di lettere che arrivavano, o frasi, o cose che sentivamo, scambiarci quanto pomodoro avevamo in casa, quanto olio, quanto sale, quanta pasta, cosa poterci scambiare, perché in realtà quando non ci sono i flussi, non ci sono i soldi, un chilo di pasta fa miracoli, e averlo quando te lo chiede il cliente e non avere risorse per comprarlo perché vuoi pagare chi lavora per te fa la differenza. Quindi sì, ci siamo non solo sentiti, ci siamo abbracciati come sempre facciamo. Ecco, Michele, rimaniamo un attimo in Italia. Il DPCM di Conte ha previsto che tutte le attività di ristorazione, pensiamo anche bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, possono essere attive dalle 5 di mattina fino alle 18 del pomeriggio. Consumo al tavolo consentito al massimo 4 persone per volta, a meno che non siano nuclei familiari. Dopo le 18 è soltanto permesso il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Ma i ristoratori in Italia si stanno arrabbiando. Perché? Perché dicono, nella prima fase della pandemia noi ci siamo attrezzati, abbiamo rispettato le regole e quindi abbiamo diritto di lavorare, perché si sono adeguati, hanno investito, hanno garantito il distanziamento all'interno dei locali, hanno rispettato tutte le regole di sanificazione, di protezione individuale per mettere in garanzia tutto. E oggi dicono, nonostante questo, ve la state ancora prendendo con noi, quando il vero problema non siamo noi, ma è soprattutto per il grosso contagio che è legato ai mezzi di trasporto e alle scuole, perché non c'è un'evidenza che il contagio avviene soprattutto nei ristoranti. Questo è quello che dicono. Se noi abbiamo messo addirittura il plexiglass all'interno, ecco, nelle città italiane oramai hanno garantito la possibilità di avere gli spazi all'esterno, il famoso dehors. E i ristoratori dicono, metteteci in condizione di lavorare, fate almeno lavorare coloro che rispettano le regole di distanziamento. Ti chiedo, anche a New York c'è questo problema? Avete limitazioni di orario oppure siete liberi in autonomia di fare quello che volete e la limitazione magari è soltanto data dalle persone che non vengono per paura? Allora, guarda, una domanda, no, vorrei spiegare in Italia semplicemente qual è la situazione attuale a New York. In questo momento, se attraversi Manhattan, ma anche in tutto, diciamo, un po' tutta New York, molte strade sono piene, diciamo, di tavolini e di la ristorazione è uscita all'aperto per varie, diciamo, disposizioni da parte del comune dello Stato.
È stata chiaramente una, come posso dire, un bel momento, no? New York che sembrava quasi un po' come Parigi, una New York che non era abituata a questa cosa. E questa cosa in parte ha aiutato molti ristoratori. In questo momento chiaramente ci stiamo avvicinando all'inverno, non solo, ma anche alla paura di una seconda ondata anche qui. Per far capire in Italia, insomma, come siamo messi, perché in qualche certo. modo le esperienze dei paesi sono sempre sfalsate. È vero. E ognuno deve imparare dall'altro. Questa cosa non è successa, però insomma, io ci spero sempre. Dimmi, scusa Michele l'interruzione. Niente, io devo dire, probabilmente risulterò impopolare, che sono estremamente colpito in maniera positiva dalla chiarezza e dalle linee guida che il governo italiano ha dato alla mia categoria in Italia. Devo dire che da italiano che opera all'estero, credo che sia il senso civico che la vastità delle informazioni e di richiesta di adeguarsi a regole che vedo sancire, vedo distribuire in Italia è a dir poco stupefacente. Visto da qua è veramente eccezionale, perché quello che diceva appunto Letizia, qui siamo pieni di tavolini, di tende fuori, di seggiole, però queste seggiole sono quelle che vuoi tu, le tende sono quelle che vuoi tu, i tavolini sono quelli che vuoi tu e succedono gli incidenti. Succedono gli incendi, succedono persone travolte da auto in accelerazione perché la barriera difensiva sulla strada sono 30 centimetri di compensato. Quindi quello che voglio dire, sicuramente vedendo tutto quello che c'è in Italia, e mi ritengo aggiornato perché seguo con costanza, sono in contatto con gli chef, con i colleghi, ho la fortuna di avere una sorta di visibilità e quindi di mantenere il rapporto aperto. Quindi quel senso di delusione, di cattiveria che sento uscire, lo capisco, capisco da dove viene, non ne capisco l'attuazione e soprattutto il volerne dare così spazio, perché è ovvio che nel momento in cui si fa tutto e poi si cambiano le regole, tutto quello che si è fatto, forse con gli ultimi soldi che si avevano, si è buttato. È vero, è un disastro, però tutte le altre risposte che sono appunto la cattiveria, l'insulto, si poteva fare meglio, si poteva fare di qua, si poteva fare di là, mi sento di dire per chi opera come me in un paese capitalistico che dice in continuazione facciamo, andiamo e brighiamo e a posteriori si trova poi a dover correggere, che è molto, molto pericoloso anche quello. Quindi che cosa voglio dire? La situazione è identica. La chiusura degli orari, ogni stato sta vedendo cosa fare. Il New Jersey adesso chiude alle 9:30. Va anche detto che culturalmente in America si mangia molto prima. Io alle 5 di sera sono pieno per la cena, quindi questo è un fattore culturale. Però tornando a te, ci sono regole, ma in questo momento c'è un po' di attesa e di vedere quali saranno le nuove regole. Ce ne saranno sicuramente. Abbiamo avuto momenti di chiusura, non abbiamo mai avuto forti imposizioni, perché questo popolo, almeno quello di New York per cui io posso parlare, tende ad autodisciplinarsi con grande forza e vedere sostegno nel consigliarsi l'uno con l'altro di seguire le linee guida. Spero sia una risposta. E per quanto riguarda gli aiuti, avete ricevuto aiuti dallo Stato, federali, questa cosa insomma, cosa è successo? Nell'immediato, appena successo la situazione, abbiamo ricevuto subito istruzioni chiarissime, semplici in maniera digitale e informatica per ottenere quello che ci serviva, basate su una regola che oggi a posteriori ci accorgiamo che non ha funzionato, ma in momento era quella la sensazione, ovvero che quello che pagavamo di stipendi ne avremmo avuto a fondo perduto, e vi chiedo di ricordarvi, ne avremmo, e vi spiego perché, a fondo perduto, moltiplicato per 2.5. Cioè, se il nostro totale stipendi era $10, lo Stato, in questo caso in realtà l'aiuto federale... Questa differenza, non è un aiuto di New York, ma l'aiuto federale sostanzialmente. Federale, certo. Centrale, per dirlo in Italia, insomma, ecco. Del governo centrale avrebbe elargito $25, cioè 2.5. Però non era tanto la concessione, che è meravigliosa, francamente, ma il fatto di come vanno utilizzati affinché siano a fondo perduto, cioè come vanno spesi in maniera intransitoria, o meno andavano spesi per preservare i posti di lavoro. Quindi il governo ci ha dato i denari per far sì che si salvassero i posti di lavoro.
Ha funzionato, ma sì, almeno per 4, 8, 12 settimane, quelle che sono, adesso dobbiamo capire. Ci aspettiamo altri aiuti. Io sento che il settore è molto confidente che arriveranno altri aiuti. Sono arrivati una volta in maniera efficace, mi aspetto di sì. Ecco, qui c'è forse, a differenza di quello che vedo in Italia, un senso di fiducia verso le istituzioni dello Stato e del governo, o meno non si capisce perché non dovrebbe essere così. Ecco, lei avete vissuto l'evidente conflitto fra centro e periferia, cioè tra lo Stato e il governo federale? A New York sicuramente sì, l'abbiamo vissuto, abbiamo anche visto danni oggettivi. Sono stati veramente dei... Sì, dei disordini importanti, perché avete visto, abbiamo avuto momenti di saccheggio dei locali, cioè questa non allineazione tra lo Stato, non so se per l'Italia è ben percepibile che cosa vuol dire essere nello Stato di New York e che cosa decide il Presidente e cosa succede quando non si è allineati. Succedono problemi, succedono rivolte, succedono che si bloccano le cose. A giorni siamo agitati, lo sai, Letizia, preoccupati, molti locali sono anche, come si dice, coperti col compensato e la sabbia per paura di altri saccheggi. Ma io in tutta questa situazione, in tutto questo momento, ho veramente visto un sacco di cose positive succedere. Ho visto un senso di umanità prevalere, ma ho anche visto cosa succede quando un paese con un modello capitalistico, una città così orientata come New York, si naturalmente accosta a un senso civico, alla novità di un senso civico comune. Il risultato è potentissimo. Michele, stiamo andando incontro all'inverno. L'inverno, il freddo porterà a essere più chiusi all'interno. Sappiamo che questo virus attacca soprattutto all'interno dei luoghi chiusi perché non vi è ricambio d'aria. C'è un timore reale da parte tua che questo possa veramente mettere in ginocchio l'economia del mondo della ristorazione? Sì, soprattutto a New York, anche se il cambiamento del clima, che è oggettivo negli ultimi anni, il perché o per come lo lascio agli esperti, ieri avevamo 30 gradi. È stato uno dei giorni di incasso più forte per il mio locale da marzo. Quando arriverà il freddo, e potrebbe già arrivare nel prossimo weekend, io mi troverò con 10 sedute, sono pochissime. Quindi sono molto preoccupato e quindi cosa faccio? Sai cosa faccio? È da questa mattina che studio e ho pensato, quando vedevo in Italia mio nonno preparare il garage, non quello dell'auto, ma quello dove faceva i prosciutti e le lonze e essiccare le mele preoccupandosi tanto dell'aria che entrava perché avrebbe rovinato i suoi prodotti, ho iniziato a studiare quanto l'impatto dell'aria e dei moti convettivi influenzi la capacità termica di un ambiente. E ho scoperto che ci sono un sacco di coperture in vendita in tantissimi negozi atte a non solo sigillare ma a aumentare la capacità termica di garage, che sono notoriamente qui molto sottili in metallo. E quindi sto studiando come foderare il mio esterno, perché non posso accettare e né posso aspettare che qualcun altro per me vada a scegliere cosa fare. Quindi perché penso a questo coefficiente termico? Perché il problema sarà come riscaldare, ma riscaldare vuol anche dire entrare in una temperatura ed elevarla. Se la temperatura di base sarà più alta e contenuta, immagino che lo sforzo energetico e quindi anche di mantenimento sia più facile. Ecco, quindi con le idee la voglio combattere. La seconda ondata, purtroppo, forse ci sarà anche a New York, magari speriamo che non sia molto forte, però a un certo punto finalmente questo virus se ne andrà. Tu come vedi il dopo virus nella tua vita a New York? Come lo vedo? Ci hai mai pensato? Continuamente, ecco, perché come dicevo prima, continuo a proiettare sempre un po' più avanti, come se spostassi il sacchettino con i libri da reggere sempre 2 o 3 metri avanti a me. Ma a posteriori, se questa chiacchierata fosse posteriore, direi così: mamma mia, quanta fatica, quanti ricordi, quanti incontri. E poi mi girerei a guardare e penso che mi accorgerò che siamo sempre gli stessi. O meno, quelli che saranno rimasti, costruito la comunità, insistito e dato, sono gli stessi che ho visto probabilmente 15 o 20 anni fa. Cioè, penso che il grande messaggio di questa cosa sarà il riaccorgersi che le persone che contano e quelli che ci sono sempre gli stessi, nel bene e nel male. Resilienza.
Esatto, la resilienza. Mi viene sempre in mente Vittorio Alfieri. Non mi sono legato alla sedia ancora e neanche tagliato metà capigliatura perché non ne ho. Ma il volley, fortissimamente volley, sempre che volley. Mi portò qua, è sempre volley. Perché voglio tenere, è bellissima, è vero? Dovrebbe essere un pochino un leitmotiv della vita di tutti noi. Io penso che questa chiacchierata, Letizia, con Michele possa infondere anche a tantissimi ristoratori italiani, quando daremo modo di poter visionare la trasmissione, un messaggio di fiducia e di speranza, perché penso che l'approccio con cui Michele affronta questa sfida, perché è una vera e propria sfida, sia quello giusto, quello di un sognatore che continua a credere in quello per cui ha lottato lungo tutta la sua vita ed è sicuro che ci sarà un futuro ancora positivo e rincontrerai tanti amici, perché la cosa bella è noi lo faremo, Michele, noi torneremo a collegarci con te insieme a Letizia di qui a qualche mese per sapere, ecco, questa tua idea che ti è venuta questa mattina in cosa si è tradotta realmente, perché ci stimola e ci incuriosisce, ma soprattutto capire come sei riuscito ad andare avanti, e siamo sicuri che con la tua intraprendenza sicuramente ci racconterai anche di aver trasformato in opportunità questa grande crisi. Cosa ne pensi, Letizia, che siamo in chiusura? Sì, magari di persona, ma in ogni caso per ora mi piace salutare con un grande abbraccio, perché c'è tanta voglia di abbracciare, diciamoci la verità. Certo. Virtualmente. Diciamo, facciamo finta, anzi, diciamo, facciamolo diventare vero questo abbraccio, anche se siamo lontani. Molto bene. Michele, grazie ancora, veramente è stato un grande piacere conoscerti, e poi magari in qualche puntata affronteremo anche le altre tue attività. Incuriosito. Sì, diciamo il suo essere chef, a me piacerebbe molto raccontare. Anche perché poi voglio dire, fare chef è essere un creativo, e tu lo dimostri a questo punto a 360 gradi. E ridurre, è la sintesi. È la sintesi. E vorrei, a proposito di sintesi, salutare e dire una cosa, ma questo lo dico a me e a tutti i colleghi stimatissimi in Italia. Il problema non sono le regole, il problema è trovare la regola. Molto bello. E con queste parole di Michele e Letizia salutiamo i nostri ascoltatori, dando appuntamento la settimana prossima con un altro approfondimento su un altro tema per comparare ciò che succede in Italia e ciò che succede negli Stati Uniti. Grazie di nuovo a tutti. Arrivederci. A voi. Grazie. A presto.